Allora inizio io e chiedo la collaborazione di Caroline per mettere le mie slide. Intanto siamo arrivati al quinto e ultimo collegamento di questo corso di formazione sulla riduzione dei rifiuti e sulla tutela ambientale, organizzato grazie ed in collaborazione con Europol. Nei precedenti quattro incontri abbiamo trattato vari argomenti, cercando di approfondire tematiche attuali e che riguardano tutti. Siamo partiti dall'analisi del RUR, del rifiuto urbano residuo, quella parte che va a finire nel sacco dell'indifferenziato, che è quanto noi maggiormente studiamo nel nostro centro di ricerca a Capannori, in provincia di Lucca. Ed abbiamo individuato quello che possono essere delle terapie passando dalla riprogettazione e dalla responsabilità estesa dei produttori. Il secondo incontro invece abbiamo parlato di merendine, plastiche e imballaggi e per lo studio ci siamo avvicinati quindi allo studio dei materiali con l'obiettivo di ridurre le confezioni e gli imballaggi usa e getta non riciclabili oppure difficilmente riciclabili. Il terzo incontro si è concentrato sulle terre rarie e le loro conseguenze sui diritti umani, con l'obiettivo di far capire di adoperare in modo responsabile quelli che sono i dispositivi elettrici ed elettronici, in modo da evitare sia gli sprechi di preziose risorse e materie prime, e le conseguenti tensioni e conflitti a livello internazionale. In particolare si è cercato di dar luce al problema del coltan nella Repubblica del Congo. Poi abbiamo avuto un quarto incontro dove abbiamo parlato dei 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questo è il quinto incontro e ci auguriamo che sia solo l'inizio di una nostra collaborazione e di poter tornare presto insieme a Europol con nuove proposte. Tutte le lezioni, come ricordava prima Caroline, sono state registrate e sono visibili e accessibili gratuitamente sul sito di schoolplasticfreemovement.org. Oggi, insieme a Yolanda Ruperti e insieme al nostro presidente di Zero Waste Italy, Rossano Ercolini, parleremo di impronta ecologica, consumi e stili di vita. L'obiettivo principale di questo collegamento è quello di fornire strumenti per accedere a delle valutazioni ambientali che possano rendere più consapevoli alunni e docenti, ma anche ovviamente le famiglie, su quello che è il nostro peso ambientale e possibilmente anche perseguire e concentrarsi su quelle che sono delle necessarie alternative per rendere la nostra impronta ecologica un po' più lieve. Allora, prossima slide. Partiamo facendoci delle domande, ovvero: il nostro stile di vita è sostenibile? Quante risorse del pianeta stiamo consumando? Quanto possiamo ancora andare avanti prima che le risorse finiscano? Il dibattito è sempre più acceso perché probabilmente è anche aumentata la consapevolezza che le risorse termineranno. Prossima slide. Circa l'80% dei paesi del mondo consuma più di quanto il proprio territorio possa rinnovare e quindi viviamo in una condizione di deficit ecologico. Ho messo delle foto che riguardano vari aspetti del nostro stile di vita, in modo prioritario, diciamo, le nostre scelte alimentari con delle foto spaventose sugli allevamenti intensivi, il modo in cui coltiviamo tramite l'uso dell'agricoltura convenzionale, le monoculture, il massiccio uso di chimica, il disboscamento, il modo in cui estraiamo le risorse per scaldarci, muoverci, per creare nuove tecnologie e la pesca intensiva che pesca, preleva più di quanto i pesci riescano a riprodursi, fino ad arrivare ad un punto che si fanno proprio anche dei disastri, cioè togliendo tutto il pesce disponibile, con conseguenze gravissime sia ambientali sia per le economie locali.
Nel caso contrario, invece, quando ovvero si pesca meno del pesce disponibile, allora siamo di fronte a delle riserve ecologiche. Prossima slide. Esistono indicatori per misurare il consumo di risorse in base all'ambiente? Sì, ci sono. Uno, per esempio, si chiama bilancio ecologico e si basa su due variabili. L'impronta ecologica, che è la molto sinteticamente la quantità di aree sia di terraferma sia di acqua necessarie per rinnovare le risorse naturali utilizzate dall'uomo, confrontando il nostro consumo con le risorse disponibili. E la biocapacità, che è la facoltà di assorbire tale produzione e dipende sia da fattori propri dell'ecosistema, ma anche da fattori che dipendano dall'uomo. Cosa succede quando l'impronta ecologica supera la biocapacità? In questo caso siamo di fronte al deficit ecologico. In pratica, la domanda di beni e di servizi supera la capacità di assorbirne la produzione. A partire da quel momento si sta consumando più di quanto si può sostenere. E è dagli anni 70 che la terra è in forte deficit ecologico. Bisogna investire in educazione ecologica, in infrastrutture, in tecnologie che possano limitare l'uso delle risorse, ma soprattutto puntare ad un radicale cambiamento dei nostri stili di vita, orientati ad una maggiore sostenibilità, cambiando noi stessi e la nostra consapevolezza nei consumi anche quotidiani. Possiamo fare moltissimo, tutti noi possiamo contribuire a combattere il riscaldamento globale operando delle scelte rispettose in base al clima. Ecco perché per noi analizzare quelli che sono i rifiuti ed averne consapevolezza è importantissimo. Prossima slide. Ho messo semplicemente due foto. Online si trovano tantissimi siti dove poter misurare e calcolare la nostra impronta ecologica, sia a livello personale che anche a livello ambientale. Andando avanti. Allora, il Global Footprint Network, che è un'associazione no profit che sviluppa strumenti che promuovono la sostenibilità e che si occupa anche di impronta ecologica e di biocapacità, di cui parlavamo prima, calcola il numero di giorni dell'anno in cui la biocapacità terrestre riesce a provvedere all'impronta ecologica umana. I giorni rimanenti sono detti overshoot, che in inglese significa andare oltre. Il calcolo del giorno definito come overshoot day è quindi dato semplicemente dal rapporto tra la biocapacità del pianeta, ossia l'ammontare di tutte le risorse che la Terra è in grado di generare annualmente, e l'impronta ecologica dell'uomo, ovvero la richiesta totale di risorse sempre per l'intero anno. Prossima slide. Lo scorso anno l'Overshoot Day a livello mondiale è stato il 29 luglio, ma se lo consideriamo a livello nazionale, per l'Italia questa data da non celebrare è stata il 13 maggio. Ho messo anche una tabella dove si vede l'evoluzione di questa data, di questo Overshoot Day, e quindi del nostro modo di consumare le risorse. Nel 1987, da quando inizia questa tabella, ci facevamo quasi bastare quelle che erano le risorse annuali, infatti l'Overshoot Day cadeva il 19 di dicembre, ma anno dopo anno la nostra avidità di risorse è andata sempre crescendo, costantemente, fino ad oggi che siamo praticamente, ci troviamo in una condizione di fuori controllo e di forte squilibrio. Prossima slide. Sempre secondo questa associazione, il Global Footprint Network, il cambiamento deve avvenire soprattutto all'interno delle città, perché la maggior parte dell'impatto ambientale arriva proprio dai centri urbani. Numerosi paesi, istituzioni, imprese si sono
impegnati a ridurre le proprie emissioni, mentre l'Europa si è persino posta l'obiettivo di essere climaticamente neutra entro il 2050. Ho aggiunto al lato un'immagine che ci dice semplicemente come una buona azione come quella di riforestare può modificare la data dell'overshoot day, ribilanciando le risorse che preleviamo. Prossima slide. Uno dei fattori importanti da considerare per una visione futura è quella di avere anche un punto di vista antropologico, ovvero come sta evolvendo la popolazione mondiale, quanti saremo, dove vivremo, in quali paesi avremo il maggior numero di abitanti e comprendere come la popolazione mondiale si distribuirà nel futuro è importante anche per orientare una serie di scelte politiche, sociali ed economiche. L'espansione della popolazione impoverisce le risorse del pianeta e accresce le emissioni di gas a effetto serra, con un impatto diretto sul riscaldamento globale, cioè accelera quelli che sono i cambiamenti climatici. Il rapporto del World Population Prospect, presentato nel 2019 dalle Nazioni Unite, sulla base dei dati demografici e sociali attuali, ha stimato che la popolazione nel 2018 fosse 7,7 miliardi di persone. Un numero che è stato mai sulla Terra, ci sono state così tanti esseri umani. Il dato è ancora più impressionante e significativo se si considera che il primo miliardo di popolazione è stata raggiunta nel 1800, quindi nel 2018. Eravamo a 7,7, quindi considerate la crescita. In meno di 200 anni, grazie a una serie di elementi, tra cui il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie, le nuove scoperte mediche, scientifiche, lo sviluppo economico, la popolazione è aumentata in maniera esponenziale. E partendo da quelli che sono gli attuali scenari, le Nazioni Unite hanno elaborato varie proiezioni e la più probabile è quella che vede nel 2050 il pianeta abitato da quasi 10 miliardi di persone, di cui oltre 5 in Asia, 2,5 in Africa e siamo già a un 80% della popolazione. Prossima slide. Oggi il continente con il maggior numero di persone è quello asiatico. Cina ed India da sole rappresentano il 35% della popolazione mondiale, ossia ogni 10 abitanti del pianeta, 3 vivono in queste due nazioni. Particolare attenzione va anche all'Africa, dove oggi vivono 1,5 miliardi di persone. In Europa invece oggi abita meno del 10% della popolazione mondiale. E da questi dati emerge un grande cambiamento, perché fino alla metà dell'Ottocento una persona su quattro viveva proprio in Europa. Oggi invece è solamente una su 10 residente in Europa, che contemporaneamente affronta un calo delle nascite e un invecchiamento della sua popolazione. L'ONU ha dichiarato che molte delle popolazioni con la crescita più rapida vivono nei paesi più poveri e questo comporta ulteriori sfide per raggiungere una maggiore uguaglianza, combattere la malnutrizione, rafforzare la copertura e la qualità dei sistemi sanitari ed educativi e garantire che nessuno venga lasciato indietro. Prossima slide. Questi dati ci impongono un'ulteriore riflessione, ovvero come saranno le megalopoli del futuro, perché un'altra caratteristica del mondo futuro sarà la forte concentrazione della popolazione nelle cosiddette megalopoli, ossia città con almeno 10 milioni di abitanti. Questa spinta all'urbanizzazione combinata con la crescita complessiva della popolazione mondiale porterà a una serie di sfide e di problemi relativi agli impatti ambientali, allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei trasporti pubblici e a tutta quella serie di rischi sociali. Prossima slide.
La qualità della vita dell'umanità, ma anche la sua sopravvivenza, dipende dalla salute delle risorse biologiche del nostro pianeta. Attualmente molto poco del PIL globale torna a chi gestisce e si prende cura del pianeta. Terreno fertile, acqua e aria puliti sono necessari per fornire all'umanità il cibo e la salute fisica di cui abbiamo bisogno per prosperare. Gli ecosistemi naturali, come ad esempio gli oceani e le foreste, sono indispensabili per mantenere vivibile il nostro pianeta. E inoltre aiutano anche a mantenere gli esseri umani psicologicamente e spiritualmente radicati su questo pianeta. Prossima slide. Dato il massiccio uso delle risorse biologiche del pianeta, le nostre economie ora sono limitate dalla disponibilità della biocapacità della Terra. Per garantire un pianeta sano che possa sostenerci ora ma anche in futuro, è necessario ridurre la domanda umana e mantenere il sistema di supporto vitale del nostro pianeta. La buona notizia è che ci sono delle soluzioni per migliorare la salute dei nostri ecosistemi e quindi a sua volta la capacità di poter rigenerare le risorse biologiche. Alcune possono essere quelle che ho suggerito nella slide, ovvero la conservazione classica, sforzi per proteggere e per preservare spazi selvaggi. Molte organizzazioni, ad esempio, lavorano per rafforzare il sistema dei parchi. Il ripristino degli ecosistemi, molti ecosistemi sono stati abusati e devono essere ripristinati, ad esempio le foreste convertite per allevare il bestiame che dovrebbero essere almeno in parte rimboschite, il rimboschimento delle foreste tropicali e delle mangrovie ha per esempio un triplice vantaggio, quello di aumentare la biodiversità e sequestrare l'anidride carbonica, ma è anche un'importante barriera contro le inondazioni durante gli uragani per quelle aree urbane costiere. E poi l'agricoltura e la pesca sostenibile. Per continuare a nutrire l'umanità, dobbiamo trovare dei metodi di agricoltura che mantengano la produttività del suolo, i livelli delle acque sotterranee, i cicli dell'acqua, evitando la contaminazione. La rigenerazione deve diventare un punto imprescindibile. La pesca sostenibile è un altro aspetto, supporta sia la salute generale dell'oceano e quindi aiuta a garantire che l'oceano continui a fornire cibo alle generazioni future e si stima che circa 3 miliardi di persone, specialmente nei paesi a basso reddito, facciano affidamento sui frutti del mare come fonte primaria di proteine. Quindi, in sostanza, per essere sostenibile, il nostro sviluppo deve rientrare nel budget delle risorse del nostro pianeta. Prossima slide. Un ottimo esempio concreto che ci spiega come poter alleggerire la nostra impronta è rappresentato dalle transition town, ovvero dalle città in transizione. Si tratta di un movimento culturale nato in Inghilterra quasi 20 anni fa e poi esteso in tutto il mondo ed è impegnato nel far transitare il nostro attuale modello economico consumistico verso un nuovo modello più resiliente e non dipendente dal petrolio. I progetti della transizione mirano ad una pianificazione energetica che ci renda liberi dal petrolio e cerca di rilocalizzare le risorse di base della comunità, la produzione del cibo e di tutti quei beni e servizi che sono fondamentali. Lo fa con proposte pratiche che prevedano dei processi governati dal basso e la costruzione di una rete sociale e solidale che sia molto forte tra gli abitanti delle comunità. Prossima slide. La prima Transition Town è nata a Totnes, in Inghilterra, e vorrei parlarvi proprio di questa cittadina che continua a sfornare progetti e idee stimolanti che possono essere replicabili dovunque. Qui ad esempio c'è un mercato settimanale che ha molti prodotti locali e un mercato mensile incentrato sul cibo.
sfida è quella di mangiare quel che c'è e quel che manca di ricostruirlo attraverso una filiera di economia locale. Ci dicono da Totnes che lo scopo dell'economia locale è di massimizzare la felicità e il benessere della comunità intera, creare abbondanti opportunità per rispondere ai bisogni, usare e distribuire le risorse con equità, rispettando i limiti fisici della natura. Totnes ha introdotto anche una propria moneta locale che si chiama il Totnes Pound, vi ho messo una foto, che è spendibile nei negozi e presso le attività commerciali del paese. Questo aiuta sicuramente a sviluppare il commercio della città e aiuta anche a ridurre le food miles, che è quella distanza percorsa dal cibo prima di essere consumato e che causa tanto inquinamento. A Totnes hanno creato molti progetti di comunità. Uno, per esempio, si chiama Incredible Edible. È un progetto in cui piante commestibili sono sparse nell'aiuoli di tutto il paese, in ogni angolo. E poi anche Gardens for Health, orti per la salute, che sono giardini coltivati da medici e da pazienti. Sono spazi piccolini, vi ho messo una foto dell'aiola, e che da soli certo non sono quelli che cambieranno il mondo, però sempre da Totnes ci dichiarano: abbiamo cominciato a vedere le persone trasformare il giardino davanti a casa da prato all'inglese con quattro primule a orti urbane e Forest Garden. Questi progetti non sono abbastanza da nutrire la città, ma sono abbastanza da cambiare la conversazione. E infine, meritevole di nota è anche il Reconomy Center, un luogo che serve da incubatore di impresa, dove tutti i nuovi progetti vengono valutati ed i migliori vengono supportati e aiutati a nascere. Prossima slide. Vorrei concludere il mio intervento riallacciandomi all'Agenda 2030, che era l'ultimo incontro che abbiamo avuto, il quarto, e parlando di quello che considero il mio obiettivo preferito, il numero 15, che è vita sulla Terra, perché ha una visione d'insieme. Quindi il proteggere, il ripristinare, il gestire sostenibilmente, cerca di sfruttare al massimo la cooperazione tra i paesi, perché se gli approcci rimangono limitati e settoriali, gli effetti negativi rimarranno incontrollati e lo spazio per uno sviluppo a lungo termine che sia veramente verso una direzione sostenibile diventerà sempre più difficile. È stato stimato che circa il 50% di tutti i lavori globali sono connessi all'agricoltura, all'industria ittica e alle foreste. Tre quarti delle 115 coltivazioni mondiali principali dipendono dall'impollinazione e più del 50% di tutti i farmaci è a base di piante medicinali. Interventi semplici come una migliore gestione del bestiame per permettere una rigenerazione naturale di piante e alberi, hanno permesso alle comunità rurali in difficoltà di riprendersi, aumentando i raccolti e migliorare anche lo standard di vita. Ci sono tanti esempi, a partire dall'Albania, alla Colombia, dalla Cina, all'Etiopia, e condividere queste esperienze sarà decisivo perché le nazioni non inizino da zero, ma possano supportarsi l'un l'altra. Infine, l'avvicinarsi alla contabilità del capitale naturale spinge i governi e le imprese a prendere in considerazione nei loro piani quella che è la condizione e la sostenibilità delle loro risorse naturali. La contabilità del capitale naturale può aiutare a controllare le risorse di cui i paesi hanno bisogno per crescere a lungo termine, a breve e a lungo termine,
e assicurarsi il miglioramento del PIL e che non avvenga però a spese di nessun altro paese, in quello che è un mondo sempre più interconnesso ma anche limitato. Io ho finito il mio intervento per questo momento e lascerei la parola a Violanda e Rossana che vedo collegati. Sì, buonasera a tutti. Condivido un attimo la presentazione. Ditemi se la vedete. Si vede? Ci la vediamo. Ok, Sì. sì, grazie. Allora, mi occupo in particolar modo dopo l'inizio, l'introduzione di Laura. Sui temi più grossi e mi occupo dell'impronta ecologica. L'impronta ecologica, una storia, un po' di definizione e poi una declinazione, diciamo, con qualche idea per i ragazzi. È uno dei 6 progetti che avevamo attivato a scuola, ma che non hanno trovato il favore dei ragazzi, quindi non l'abbiamo sviluppato in pratica, ma nei suggerimenti vi do quelle che erano le attività che avevamo intenzione di fare. Allora, secondo i calcoli oggi siamo all'incirca quasi 8 miliardi di esseri umani che viviamo sulla Terra. Ognuno di noi si mangia, si muove, consuma energia, produce rifiuti, utilizza risorse e strutture. Questo calcolo, questo attenzione verso questo comportamento degli esseri umani ci ha portato fino a un certo periodo a pensare a questo problema di quanto noi consumassimo e sostanzialmente a quante persone possono vivere sulla Terra. Aspettate, mando la condivisione più grande. A quante persone possono vivere sulla Terra? Ovviamente questa situazione qui era il vecchio paradigma, quanti possiamo stare sulla Terra per quanto consumiamo. Ma Matthijs Wachernagel della British Columbia University in Canada, che poi è diventato il presidente della Global Footprint Network, praticamente pensa a cambiare il punto di vista, non più quante persone possono vivere sulla Terra, ma al contrario, quanta terra serve a ognuno di noi per vivere. Questo che ha portato a questo cambio di paradigma che è stato importante, insieme al rapporto Brundtland del 1983 e poi finito nel rapporto Brundtland del 1987, che ha definito il concetto di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Il rapporto Brundtland è importante, oltre a definire lo sviluppo sostenibile, è importante in quanto da questo rapporto, hanno preso il via tutte le azioni intraprese successivamente dall'ONU e non solo. La stessa Agenda 2030 con i 15 di 17 obiettivi che abbiamo già visto nella lezione passata tiene in sé il concetto di carrying capacity, che è il genitore, chiamiamolo così, di quello che è stato poi lo sviluppo modalità algoritma per calcolare l'impronta ecologica. Ogni volta che noi ci muoviamo, camminiamo su diversi tipi di terreno, lasciamo il segno, quindi il nostro cammino e le nostre impronte le lasciamo ovunque. Ma non è solo questo, ogni nostra azione in generale, ogni nostro stile di vita ha un effetto sull'ambiente e ogni nostro bisogno necessita necessariamente di risorse per essere soddisfatto. Se pensiamo alla cosa di cui nessuno può fare a meno, abbiamo preso l'esempio di una pizza, no? Irrinunciabile per tutti, o quantomeno trova il favore della maggioranza delle persone. Ecco, di cosa abbiamo bisogno per produrla? Giusto per fare un esempio di che cosa sia l'impronta, abbiamo bisogno di farina e per fare la farina abbiamo bisogno di un campo e di un terreno per coltivarlo. Ci vuole
ci vuole un terreno per coltivarlo e ci vuole dell'acqua pulita, quindi una fonte e un bacino. Ma ci vuole anche del pomodoro. Il pomodoro, ancora una volta, ha bisogno di un terreno per le piante, ma non solo, c'è bisogno anche della mozzarella, quindi del latte, di una mucca, che a loro volta hanno bisogno di spazi per vivere, cibo, oh, scusate, cibo, acqua, e quindi campi e fonti, e un terreno per smaltire il letame e i liquami. Ha bisogno anche del fuoco per scaldare il forno, quindi c'è bisogno di legna e quindi di boschi. Questo per dare l'idea di cosa c'è dietro a ogni prodotto che noi consumiamo. E l'esempio della pizza è il più semplice, il più rapido, diciamo, da analizzare. Ma esattamente quanti boschi, quanti campi, quante stalle e quanti bacini idrici e terreni per spargere letame, quanta energia per le macchine e benzina per i mezzi agricoli abbiamo bisogno per consumare una pizza? Si potrebbe rispondere con un calcolo della superficie di territorio in metri quadrati o in ettari, in cui trovare le risorse e le materie prime necessarie per avere la nostra pizza margherita. E sommando a questo calcolo ciò che serve per ogni altro nostro bisogno, potremmo calcolare la nostra impronta ecologica. L'effetto che il nostro stile di vita sulle risorse del pianeta è un calcolo complicato che difficilmente potrebbe essere esatto. Ma ancora, sempre con i bimbi, appunto, per non entrare proprio nella formula aritmetica per il calcolo dell'impronta ecologica, andiamo ad analizzare un video creato dal National Geographic, che è simpatico, un po' esilarante, un po' ha degli aspetti un po' buffi, e che parte dalla vita del bambino fino ad adulto. Noi con i bambini guardiamo giusto quello che interessa loro, quindi la loro fascia d'età, e i primi minuti. Ora ve ne mando giusto un inizio per farvi capire come è fatto e poi ve lo illustro. Ditemi se si vede. Sì, si vede. Ah, si vede, allora lo metto grande, perfetto.
Scusa Yolanda, si sente male? Credo che tu non abbia condiviso l'audio del computer. parlando. Allora, era un inizio, un esempio, per farvi capire di che natura fosse il video. E prosegue praticamente così, dalla vita media di 78,4 anni, analizza tutti i consumi. Abbiamo visto il latte, sono 9.000 litri di latte, bellino con i bimbi, no? Scoprire, vedere fisicamente quante siano sul terreno proprio, quanto consumerebbero in una vita media ogni individuo. Continua con le uova, quindi vedono cascare tutte queste uova, e il numero, più di 13.000 uova, oppure il pane. 4.283 pagnotte di pane, chiamiamole così, o addirittura le mele o le carote messe tutte insieme, un consumo medio. E la più simpatica è la bimba che vedete lì, sono i fagioli. I fagioli riempiono una vasca di fagioli praticamente con il numero delle lattine consumate. È ambientato in Inghilterra e quindi è un calcolo di una vita media inglese e quindi anche il tipo di consumo e lo stile di vita inglese. Come continua la cioccolata, tanto amata dai bambini, 8,2 kg all'anno e 10.000 tavolette in una vita. Ripartiamo dai fagioli, erano 845 barattoli e ovviamente le conseguenze dei fagioli, misuriamo anche la quantità di gas. Se noi dessimo fuoco a tutto il gas che emettiamo dal nostro corpo, quanti litri viene prodotto, da un essere umano nella sua vita media? Ancora 4.239 rotoli di carta e conseguenze 2.863 kg di feci, a dimostrazione che il nostro corpo funziona molto bene rispetto alle tonnellate di cibo che ingurgitiamo. Vabbè, era giusto per farvi capire, il video che ci viene incontro nel presentare ai bambini, il concetto difficile di impronta ecologica. Che cos'è l'impronta ecologica, quindi? È un indicatore complesso, utilizzato per valutare appunto il consumo umano di risorse, e la capacità della terra di rigenerarle. Questi dati vengono forniti dalla FAO e dai governi nazionali. Sono, dati medi, e misura appunto il consumo da parte degli esseri umani delle risorse naturali che producono la terra. Un'altra cosa importante è ricordarsi che si misura in ettari globali di terra, il GHA. È un ettaro che indica la capacità media mondiale di produrre risorse e di assorbire materiali di scarto, quindi il biossido di carbonio. L'impronta ecologica, eccola qui rappresentata in maniera molto visiva, ci dice quanta superficie usiamo con il nostro stile di vita e quanto sprechiamo le risorse del pianeta. È divisa in fasce, quindi quanto terreno. Per l'energia, per la foresta, per l'edificazione, per le coltivazioni, per la pesca e per il pascolo. La componente principale dell'impronta ecologica è l'impronta di carbonio, occupa il 55%, partecipa anche l'impronta idrica di cui parleremo a breve. Per calcolarla, il Global Footprint Network, di cui Wacker Nagel è il presidente, ha creato, quindi si può fare questo test sia noi adulti, giusto per rendersi conto, delle nostre abitudini, ma può essere fatto anche con i ragazzi. Calcola l'impronta ecologica, ci si iscrive semplicemente con una mail o con l'account di Facebook, comunque sia, si può anche dire di non utilizzare più la mail, quindi non è un problema di privacy perché non verrà utilizzata. Vi chiede informazioni anonime sui vari aspetti, del vostro stile di vita, dalla dieta all'abitazione, dagli acquisti ai trasporti. Oddio, scusate, è partita un'altra cosa. Ok. Eccolo qua, dagli acquisti ai trasporti. Si danno delle risposte generiche oppure si possono inserire a volte maggiori dettagli per un risultato più preciso. È possibile tornare indietro per modificare anche le risposte già date. Una particolarità, il calcolo è relativo a una singola persona, quindi i dati, per esempio, sugli spostamenti sono quelli personali.
in attesa magari delle risposte, che impiega qualche minuto per effettuare il calcolo, sarebbe bellino far riflettere i ragazzi sull'utilizzo di alcune risorse. Alcune di esse sono rinnovabili, come la legna, altre possiamo considerarle come infinite, tipo la luce del sole. Altre però sono finite o rinnovabili su tempi decisamente fuori scala, tipo la benzina o il suono. Di terra, intesa come pianeta, ne abbiamo solo una a disposizione, quindi sarà sufficiente per nutrire, vestirci, darci energia e spazio vitale? E di quanti avremmo bisogno, di quanti pianeti avremmo bisogno se tutti gli abitanti della Terra adottassero il nostro stile di vita? Scusate un attimo. E poi soprattutto, che superficie occupa l'impronta ecologica, la mia impronta ecologica? Quindi quanta superficie terrestre, compresi i mari, le foreste, per depurare l'aria mi è necessaria? E che tipo di territorio mi è necessario? Quindi riflettere anche su quali aspetti della vita di ogni individuo, di ogni ragazzo, ha un maggiore impatto sull'ambiente. Quanta anidride carbonica producono le attività che facciamo nei momenti di vita essenziale, ma anche nei momenti di svago? Su questo qui alcune tabelle ci possono venire in aiuto. Per esempio, nel consumo quotidiano esistono delle tabelle, dei dati, delle fonti che possiamo reperire su internet su quanta superficie terrestre è necessaria per produrre il chilo di pane, la carne bovina, l'uovo, il bicchiere di latte. Vabbè, anche una casa tipica americana, che di superfici sono abbastanza ampie, una lavatrice, un paio di scarpe di cuoio, un quotidiano. È bellino cimentarsi con i ragazzi a calcolare anche in maniera molto rudimentale, sul quaderno, diciamo, senza il calcolatore online, dalle loro abitudini quotidiane quanto incidono in proporzione. Dicevo, il calcolatore automatico del Global Footprint Network guarda questi quattro aspetti, quindi casa, trasporti, alimentazione, beni e servizi. Cosa si può chiedere però? Cosa possiamo cambiare noi? Non è che è necessario vivere scaldi o vivere in capanne e nutrirsi solo di radici per riconciliarsi con l'ambiente. Al tempo stesso, l'analisi dei risultati ci dice che il modello di vita più diffuso nei paesi più industrializzati è sbilanciato rispetto alle risorse disponibili. Sono dati e informazioni un po' grezze, approssimative, però ci dovrebbero far riflettere per diventare un attimino consumatori critici e abitanti del mondo più coscienti dei limiti che la nostra terra è la nostra unica casa. E se volessimo diminuire la nostra impronta ecologica, potremmo partire esattamente da questi risultati del calcolatore andando a vedere quali aspetti hanno una maggiore richiesta di risorse, oppure cosa posso decidere io personalmente, cosa dipende da una decisione mia, di famiglia, del mio gruppo di amici, da un'amministrazione pubblica piccolo o su grande scala, oppure dal gruppo di amici, o ancora quali abitudini posso modificare e di quali proprio non posso fare a meno. È bello viaggiare e conoscere il mondo, ma posso per esempio decidere di utilizzare mezzi di trasporto più ecologici, oppure ridurre la mia impronta ecologica durante l'anno e d'estate concedermi, che ne so, un extra, diciamo, un volo in aereo perché mi è necessario, e magari, non so, piantare degli alberi, giusto per fare qualche esempio così. Un'attività bellina sarebbe riflettere appunto su che cosa posso fare io come regalo alla terra. I ragazzi potrebbero riflettere appunto su queste varie abitudini e decidere, non lo so, mangiare un paio di volte a settimana dei prodotti locali, oppure usare meno i videogiochi e la televisione, oppure prediligere prodotti alimentari non imballati, andare a scuola a piedi, in bici o in bus, fare la doccia piuttosto che il bagno, mangiare meno carne, andare a piedi invece di usare l'ascensore, insomma, una serie di attività che possono non inventarsi, sulle quali possono riflettere e vedere che cosa realmente in pratica nella vita quotidiana possono impegnarsi per migliorare la loro impronta ecologica. Altre idee da fare con i ragazzi, appunto, è il peso che farli riflettere, praticamente come diceva Laura, certo un abitante di New York o uno di un piccolo villaggio ai bordi della savana hanno tenori di vita e comportamenti molto diversi, ma entrambi lasciano una traccia sulla terra
terra e quindi intaccano l'ambiente. Vediamo a cosa corrisponde questa traccia, a che misura, che grandezze corrispondono. Abbiamo dei dati ufficiali, la Svizzera corrisponde a 2,9, quindi è bellino per i ragazzi far corrispondere le impronte di ogni stato, di ogni nazione, su questa scala, su questo grafico, per poterli vedere visivamente. Ora qui c'è un esempio, li ho presi ed è citata la fonte del WWF svizzero, c'è un dossier docenti, trovate tutte le attività lì, il link è qui. Altra cosa, una merenda che utilizza appunto prodotti a chilometro zero o prodotti non imballati o prodotti fatti da loro. Noi 3 anni fa, durante la realizzazione di un PON, che era sulle merendine monodose e gli imballaggi, appunto si propose a tutto l'istituto, delle giornate senza plastica e comunque sia senza imballaggi artefatti, diciamo così, o comunque naturali e con prodotti il più possibile naturali o vicini al territorio. E fu un'esperienza che piacque molto ai ragazzi, perché in quelle giornate lì si abituarono a riflettere su cosa potevano portare adeguato per la situazione, quindi che tipo di comportamento tenere e che cosa non era adatto portare. Altra cosa è riflettere per esempio sulle abitudini con delle tabelle da compilare, anche magari a livello di classe, a livello di istituto, una specie di indagine, un sondaggio sulle abitudini degli spostamenti. Cosa utilizzano in famiglia, se stessi, il padre, la madre, i fratelli e nei vari momenti, cioè per il lavoro o magari per gli svaghi. Ultima cosa per capire quanto ogni nazione consumi rispetto ad altre e quanta è la disponibilità della propria nazione, anzi meglio ancora dei continenti, questo è il gioco delle sedie. Al link mi sembra che ci trovate il riferimento. Ci sono elencati i materiali necessari, basta dividere la classe, i bambini, su 5 gruppi, senza dirlo, perché praticamente vengono collocati i 5 continenti, i cartelloni delle cartine con i vari continenti in diversi punti dell'aula. E li si invita a rappresentare la popolazione mondiale dei 5 continenti. Quindi si mettono in piedi sotto ai corrispondenti cartelloni secondo quanto loro ritengono che possa essere abitato quel continente. Spesso i ragazzi ovviamente ritengono l'Africa un paese molto popolato perché è povero con una forte emigrazione e una volta fatto questo l'insegnante magari dà le cifre reali e quindi ricolloca gli studenti, non è solo per bimbi piccoli, anzi semmai al contrario, forse è più adatto per bimbi dalla quinta in poi, li ricolloca gli studenti secondo i dati che viene dato dall'insegnante. Anche per far riflettere in realtà i ragazzi sui veri numeri e sulle grandezze, su quanto loro considerano un continente più o meno abitato in base alla grandezza che percepiscono sulle rappresentazioni. Dopodiché ci sono delle serie a disposizione che rappresentano il prodotto lordo mondiale o come prima. Dicono quanto pensano loro, quante sedie possono appartenere a quel continente, quanto penso che gliene spettino, senza sederci sopra. Suddivise le sedie, ovviamente si danno i dati, quelle che vedevamo prima, no? L'America consuma quant'erano 5 continenti, l'Italia 2,5. La media era di 1,7, mi sembra, pianeti, sì. Alla fine, in base a quanto loro immaginano, si danno i dati reali. È suddiviso una volta che ha dato i dati reali e suddiviso la ricchezza, diciamo, sposta le sedie da un continente all'altro se necessario. E si accorgeranno a questo punto che non tutti riusciranno ad accedere alle risorse necessarie. E quindi sono in pericolo di vita. Nel momento in cui invita gli studenti a salire sulle sedie, a sedersi sulle sedie, nessuna sedia deve restare inutilizzata. Nessuno studente dovrebbe rimanere neanche sul pavimento. A questo punto si ha una visione di com'è la situazione nei vari continenti. Ovviamente succederà che
Praticamente alcuni hanno più di una sedia a disposizione, altri hanno semplice, altri saranno più persone seduti sulla stessa sedia. E questo darà l'idea della, come si dice, non equa distribuzione delle risorse. Non so se sono stata chiara, comunque c'è il link qui. Per quanto vi dicevo, l'impronta ecologica è formata, aspettate, l'impronta ecologica è composta sia dall'impronta del carbonio che dall'impronta idrica. L'impronta idrica, che cos'è l'impronta idrica? È l'altro indicatore che ci consente di calcolare l'uso dell'acqua, prendendo in considerazione sia il consumo diretto e indiretto, utilizzato per produrre i beni e servizi consumati da una persona, da una comunità o da un'impresa, la carne, la carta, i vestiti e i cibi in generale. L'impronta idrica quindi rappresenta l'acqua consumata, ma non utilizzata direttamente dall'uomo perché è servita a dar vita a qualsiasi prodotto destinato all'uso quotidiano, come un chilo di carne, un uovo, un hamburger. L'impronta idrica si divide in tre parti, la parte verde, la parte blu e la parte grigia, riferita alle acque, al tipo di acque. La parte verde è l'acqua dolce evaporata da precipitazione o riserva del suolo. La parte blu è l'acqua dolce evaporata derivante da irrigazione. E la parte grigia è l'acqua dolce per diluire gli inquinanti prodotti, quindi gli scarichi sostanzialmente. Esistono varie tabelle con cui si può giocare con i ragazzi. Praticamente per ogni oggetto, come abbiamo visto prima per l'impronta ecologica generale, per ogni prodotto di uso quotidiano, per esempio un foglio A4, quello classico comune che è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni, 10 litri di acqua, un pomodoro, una patata o vari elementi che troviamo in tabella. Ed è interessante fargli calcolare appunto che qui per un consumo giornaliero quanta acqua hanno bisogno ogni individuo, loro personalmente in questo caso. Esiste online una calcolatrice idrica personale, vediamo se funziona il link, non so se la vedete. Lo vediamo, sì. Sì, appunto per produrre bene i servizi consumati da ognuno e se notate ci sono delle specifiche, vi chiede il paese di appartenenza perché appunto viene considerato lo stile di vita di ogni paese ed è bellino fare il calcolo giornaliero. Altra cosa, l'altra invece, eccolo qui, è questo che vi ho messo la schermata principale. È il calcolatore generale del consumo idrico. Questo è il link che troverete, non lo apro perché altrimenti facciamo lungo, ma questa è la schermata generale. L'unica cosa è in inglese. Alcuni esempi da poter fare con i bimbi, sempre con i ragazzi, sono questi dati che si reperiscono tranquillamente online, appunto dei prodotti quotidiani e l'impronta idrica, quindi per un chilo di frumento 1300 litri. Un chilo di mais, un chilo di carne, si possono fare delle differenze, vedere quali sono gli alimenti più idrofori, chiamiamoli così, che consumano più acqua e quindi quali comportamenti andare a modificare per uno stile di vita più sostenibile. Altra cosa, com'è possibile ridurre quindi la nostra impronta idrica. Da questi lavori vengono fuori delle riflessioni, bastano alcuni cambiamenti dello stile di vita, abbiamo visto i prodotti più idrofori sono la carne e i latticini, non è che siano da abolire, ma bisogna vedere anche ridurre le quantità. Quindi anche altri atteggiamenti, tipo chiudere il rubinetto, limitare l'acqua, il consumo di acqua nel quotidiano. Ci sono delle tabelle che mettono a confronto due stili di vita differenti, uno ad alto consumo idrico e uno a basso consumo idrico, giusto per capire quanto sia importante la differenza, fare la differenza nell'evitare gli sprechi. Questa è un'altra tabella sempre disponibile. Ah, una cosa importante, i dati sono forniti qui in basso, dove vedete fonte dati. Ok, l'impronta di carbonio. L'impronta di carbonio, diversamente dall'impronta ecologica, non misura un'area, ma la massa di gas serra associati a un prodotto o a un servizio. Praticamente
deve tenere conto di tutte le fasi della filiera, a partire dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento dei rifiuti generati dal sistema stesso. Quindi l'ammontare di CO2 prodotta da diversi stili di vita, dato sia dalle emissioni primarie, quindi case e trasporti, che da quelle secondarie, quindi alimentazione, beni e servizi e svago. Quindi l'impronta primaria misura le emissioni dirette da combustibili, e la secondaria quelle indirette di CO2 che derivano dall'analisi appunto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. E questo è tutto. Grazie. Se clicchi sulla telecamera dovrebbe riaprirsi il Huddle. Non mi si riapre più tutto. Scusate, mi si è ridotto piccino, infatti mi dava noia durante la presentazione e non mi riesce più ingrandirlo. Non va. Arriverò, eh? Allora, ok. Ok. Sì, è sparita? Vai. Era un po' di titubanza perché mi è rimasta sulle slide quella lì e non riuscivo a spostarla di continuo. Qualcuno forse ha delle domande? So che alcuni hanno mandato delle email che vi ho girato. In chat ci sono i ringraziamenti. Elodia dice che è tutto molto chiaro e ringrazia. Scusate, leggo ora, non si sentiva l'audio del National Geographic? Del video si sentiva male, però nessun problema, metterò il link del video. Ok, mi spiace, no, ho visto che parlavi, ma non mi sono accorta. Allora, siccome ha detto sulla chat, alcuni dicono questo silenzio imbarazzante,
Allora, ora io non ricordo a memoria le domande che abbiamo ricevuto, grazie a Caroline, mi sembrano da Gian della Val d'Aosta. Mi ricordo però in particolare una domanda un pochino più, tra virgolette, curiosa, relativa all'utilizzo delle ceneri proveniente dalla combustione di legno dei caminetti, non stiamo parlando delle caldaie o degli impianti a biomasse. Ecco, l'uso in modalità di ammendante di questo scarto, che invece è molto, molto indicato ad alcune condizioni. Ora, io non sono un agronomo. E poi probabilmente non è che dobbiamo fare un trattato di agronomia, di chimica e di fisica. Intanto stiamo parlando di, ripeto, di ceneri provenienti dalla combustione di legname, di legno, del caminetto che non sia stato trattato. È ovvio che se io prendo un mobile, che mediamente è stato trattato con formaldeide o altre vernici, è chiaro che se io spargo queste ceneri sul terreno faccio dei danni, perché come sapete non è che niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma, per cui se l'origine di ciò che è sottoposto a combustione è in qualche modo contenente sostanze tossiche, io la tossicità non solo me la trovo sui terreni, ma addirittura può provocare anche la produzione di alimenti che siano fortemente inquinati e pregiudicanti addirittura la salute. È chiaro anche che se io purtroppo anche nelle famiglie mi segnalano che a volte si usa per accendere il fuoco il cartoncino in Tetra Pak, oppure si usano, che so, siamo in tempi in cui da poco abbiamo regalato le uova di Pasqua, magari si usano gli involucri plastici, e appunto perché la plastica prende facilmente, magari dobbiamo avviare il fuoco, tutto questo provoca che io produco delle sostanze inquinanti, per cui se io uso ceneri di quel tipo, invece di produrre ammendante, produco dei danni anche rilevanti, soprattutto se dovessero, diciamo, in qualche modo contribuire ad un'alimentazione, non dico su vasta scala, ma comunque su una scala che è comunque importante. Bisogna stare attenti a tutto questo. Voi sapete poi che c'è stata tutta la narrazione degli impianti di combustione a biomasse. Ma in quel caso giustamente si deve tener conto che le ceneri che vengono abbattute dagli dispositivi di depurazione sono considerate rifiuti speciali e quindi non possono essere utilizzati per produrre ammendante. Non possono essere, in ogni caso, è chiaro che quando parliamo di ceneri provenienti dal proprio focolare, non stiamo parlando di una produzione intenzionale, uno brucia la legna per poi utilizzare le ceneri su vasta scala per il proprio orto oppure per il proprio campo. È sempre una produzione non intenzionale che però in un'ottica di economia circolare, se abbiamo rispettato appunto l'utilizzo di legna vergine non trattata, stando attenti ad aver seguito ad aver adottato tutte le precauzioni per cui per accendere il fuoco non sono state usate sostanze inquinanti, a quel punto la cenere è un ottimo ammendante. È un ottimo ammendante. Mediamente contiene calcio, il calcio è prezioso per riequilibrare l'acidità dei suoli. I suoli, ricordiamoci bene, possono essere acidi o basici. E quindi il calcio rimedia, equilibra l'eventuale acidità del suolo.
ma contiene anche potassio, che è preziosissimo, contiene fosforo. Il fosforo è uno dei materiali cosiddetti critici che vengono, non è ovviamente una terra rara, ma è stato censito dall'Europa come un materiale, come una sostanza estremamente preziosa, e il magnesio. Quindi a queste condizioni la cenere assume una funzione concimante. Consideriamo che per ogni 1.000 metri quadrati di suolo dedito alla coltivazione, si possono usare fino a 200 kg di ceneri. Ecco, questo è chiaro, poi si tratta di capire la tipologia del suolo, se è un suolo prevalentemente basico, accennavamo prima, se è un suolo prevalentemente acido. E quindi ecco, non è che c'è una formuletta che può andare bene per tutto, però quello che può andare bene per tutto, ma attenzione, ripeto, io siccome mi sono occupato molto spesso di problemi legati alla combustione, spesso mi sono trovato di fronte a progetti industriali che strumentalizzando il fatto che le ceneri sono fortemente vocate per la coltivazione dei suoli, si arrivava a concludere in modo, diciamo così, superficiale e anche, tra virgolette, truffaldino, che dalla combustione dei rifiuti si potevano ricavare delle ceneri attraverso processi di gassificazione di alta temperatura, che una volta, diciamo, ossidati appunto ad alte temperature, ridotti in ossidiana, quasi vetrificati, potevano essere utilizzati o in edilizia o appunto in agricoltura. Quindi bisogna stare molto attenti, perché quando parliamo di ceneri, certo partiamo da un nucleo razionale, chimico, fisico, positivo, ma per tutta una serie di variabili che sono difficilmente controllabili, ripeto, quella più capillare, anche più, meno intenzionale, per cui l'accensione del fuoco la si fa magari attraverso il tetrapack, perché uno pensa che sia fatto solo di carta. No, spessissimo si utilizza la carta per accendere il fuoco. La signora anziana, ora non per dare la colpa agli anziani, io sono un anziano, quindi dovrei dare la colpa a me stesso. Però non va per il sottile, pensa che il tetrapack, che effettivamente per l'80% è di natura cellulosica, che ci si possa accendere il fuoco. Quindi ecco, io starei attento comunque all'uso delle ceneri, però a determinate e controllate condizioni la cenere è un ammendante estremamente positivo. Mi fermo qui, eventualmente se ci sono anche. Dunque, poi l'altra domanda che mi ricordo a memoria. Le capsule. Ecco, questa mi viene messa in mente da Te la Yolanda. leggo? Sì. Quali tipologie di cialde per caffè della Lavazza sono riciclabili al 100%? Sappiamo che ha sollecitato la Lavazza a produrne di biodegradabili e compostabili. Quali risultati è riuscita a ottenere? Allora, dunque. Non possiamo fare nomi di marche, vi ricordo che. Ah, Scusate. Allora, sì, evitiamo di fare una nota nomi. marca di caffè. Comunque, io tra l'altro stavo per premettere che quando parliamo di mercato è difficile avere un quadro che descriva in modo, diciamo, una realtà molto fluida, per cui quando fai delle affermazioni magari ci sono stati degli aggiornamenti che sono difficilmente fotografabili. Per cui in realtà quello che è avvenuto, anche grazie alla lettera che mi ricordo nella prima lezione abbiamo a lungo parlato dell'esperienza del Centro Ricerca Rifiuti Zero, del coinvolgimento della responsabilità estesa dei produttori, che è un passaggio chiave nell'applicazione dei 10 passi della strategia Rifiuti Zero. Abbiamo visto che in seguito il mercato ha un po' dovuto fare i conti con queste richieste dal basso, dei consumatori, di associazioni, di sensibilità diffuse, di attenzione maggiore
alla biodegradabilità, agli impatti ambientali, per esempio, delle plastiche e così via. Un po' è stato fatto per inerzia, nel senso che da solo aver sollevato questo problema anche da piccoli gruppi ha significato, la mia è una stima personale, non ho dati al 100%, però circa il 30% del mercato delle capsule si è spostato verso soluzioni sostenibili. Ora tenete conto che il mercato del caffè in capsula è un mercato che prima progrediva al ritmo del 15% all'anno, adesso probabilmente ha trovato un plateau, ma continua a progredire. Una delle analisi per cui queste capsule comunque continuano ad avere una loro, purtroppo, io aggiungo, mi permetto di dire questo, purtroppo, perché molti ci dicono, ma perché non usare la moca, perché non usare la napoletana, perché semmai andare al bar e così via. E purtroppo da una mia convinzione, che diciamo riflette la mia esperienza, il problema sono soprattutto gli uffici. E la pausa caffè è una pausa che dura un minuto, e quindi durante un minuto diventa problematico farsi il caffè in moka e ricorrere a modalità che per decenni e decenni sono state popolari e che erano anche un'occasione di socialità molto più approfondita, molto più soddisfacente di quella del minuto, dei 30 secondi della pausa caffè. Però questo è lo stato delle cose, possiamo anche spingere per modificarlo, magari in famiglia lo si può fare, è più difficile farlo in un contesto dove le prestazioni lavorative devono essere più performative, quindi davvero le pause sono molto, molto, diciamo, molto più difficili da realizzare, perlomeno in termini di quantità di tempo a disposizione. Ecco, quindi in qualche modo, nonostante la mancanza di un intervento pubblico dall'alto, dobbiamo apprezzare che circa il 30%, diversi marchi importanti sono passati alla biodegradabilità. Quindi cosa vuol dire biodegradabilità? Vuol dire bioplastiche. Io altre volte ho accennato che non amo le bioplastiche, però io ho sempre un po' anche bypassato l'affermazione assertiva, lasciando poco spazio descrittivo al perché non le amo, e anche questa volta dirò eventualmente, se ci sono delle domande sul perché io non ami le bioplastiche. Del resto l'Unione Europea, quando ha messo al bando l'anno scorso, il 1 luglio, quell'elenco di 20 prodotti di plastica, non ha considerato, nonostante che l'Italia si ostini a ritenere come alternativa a quel tipo di elenco l'uso di quei prodotti non più in plastica di origine petrolifera, ma in plastica bioplastica, però questo è fuori dagli accordi europei, e nonostante appunto dicessi non ami la bioplastica, certamente è meno peggio il ricorso alla bioplastica attraverso queste capsule, che possono essere poi, diciamo così, differenziate nell'organico. È chiaro che poi questo organico non può andare nel vostro composter o nel vostro cumulo dell'orto o del giardino, perché avrebbero dei tempi di degradazione e di maturazione molto più lunghi, però in impianti industriali adeguati, insieme ad altre frazioni organiche, possono essere relativamente in modo lineare trasformati in ammendante. Quindi sicuramente, io non dico è meglio, è meno peggio di prima. Poi un'altra delle soluzioni, che probabilmente riguarda anche il soggetto industriale di cui non facciamo il nome, ma che era stato indicato dall'amica che ci ha fatto la domanda, è quello, una delle soluzioni è proprio quella di ricorrere all'alluminio. Ecco, questo è un altro esempio in cui noi dovremmo ricorrere forse al nucleo, no, della discussione di oggi, ricorrere alle valutazioni ambientali, e in particolar modo alla valutazione e al calcolo del ciclo di vita del prodotto. Cioè noi dovremmo mettere su due piatti della bilancia il ricorso all'alluminio
o il ricorso anche alla plastica, perché a volte il rimedio può essere peggiore del male. Sicuramente l'alluminio, anche per rincorrere probabilmente un altro competitor molto conosciuto e forse ancora più rilevante di quello a cui veniva fatto riferimento, l'alluminio sicuramente è riciclabile e anche ben pagato, e mi si dice che ahimè, complice questa crisi legata alla raw material scarsi, ma legata ultimamente soprattutto alla guerra e al problema non solo che riguarda i costi dei prodotti petroliferi o di gas naturale, ma che sta interagendo facendo aumentare il costo delle commodities, peraltro i cereali, e delle materie prime. Mi si dice che il prezzo dell'alluminio addirittura si è triplicato, o comunque è fortemente cresciuto. Quindi sicuramente l'alluminio viene ricollocato nelle raccolte differenziate, e anche se fosse fuori dagli accordi del CIAL, ma so che rientra negli accordi del consorzio di filiera che ritira e che valorizza il CIAL è il consorzio che ritira e valorizza gli imballaggi in alluminio, le lattine e anche eventualmente le capsule, quindi sicuramente non c'è un problema di mercato. Però bisognerebbe capire, perché non necessariamente la plastica è meno peggio del ricorso all'alluminio, perché per esempio una lattina di Coca-Cola ha un'impronta ecologica maggiore di quella che può avere il ricorso ad una bottiglia di PET, cioè di plastica numero uno, che è la plastica che viene più facilmente riciclata. Quindi bisognerebbe, per dare una risposta assertiva o comunque scientificamente basata, bisognerebbe fare una valutazione del ciclo di vita. Come? Attraverso quelle valutazioni ambientali, quei calcoli a cui facevano riferimento sia Laura che Yolanda, per poi poter concludere davanti alle grandezze numeriche è meno svantaggioso ricorrere a quel tipo di imballaggio, è più svantaggioso ricorrere a quel tipo di imballaggio. È chiaro che a buon senso quello che è riciclabile comunque dovrebbe conferire maggior positività o minor negatività, però ripeto, con la riserva che poi sono i numeri, anch'essi possono essere interpretati, ma i numeri comunque possono essere interpretati o per difetto o per eccesso, e come dico io 4 può essere 4,3 ma non può essere 8, così come può essere 3,7 ma non può essere 1. Quindi ecco, le grandezze numeriche sono importanti ed è il motivo per cui chiamo queste modalità di calcolo delle diverse impronte ecologiche il nuovo illuminismo, perché mettono ognuno di noi, al di là delle sue convinzioni, al di là dei suoi percorsi, di fronte a qualcosa rispetto al quale tutti noi comunque siamo chiamati a conferire un accordo, che è il numero. Questo dal mio punto di vista è importante. Invece mi ricordo a memoria l'altra domanda, che era riferita al PLA, all'acido folilattico, agli imballaggi, diciamo soprattutto bicchieri, oppure possono essere vaschette, possono essere stoviglie, ma in genere bicchieri. Effettivamente Gian sottolinea una difficoltà, perché io dico spesso, non si può pretendere che ognuno di noi, non dico la famigerata massaia di Voghera, no, che veniva citata negli anni 70, ma proprio anche un laureato che non ha fatto merceologia non può sapere con facilità dove va a finire il bicchiere, dove va a finire quel tipo di imballaggio misto e così via. Ed è il motivo per cui anche nel nostro piccolo, come Zero Waste Italy, stati interpellati, rendendoci assolutamente disponibili, da alcuni consorzi di filiera. Io vi citai il Comieco per fare operazione di divulgazione, per aiutare le persone comuni che si trovano in mano questi prodotti a saper dove differenziarli. È fondamentale, guardate, perché poi
c'è un po' di opportunismo che deriva dal fatto che il legislatore spesso non va a prendersi la grana di pestare i piedi del viaggio inerziale delle lobby commerciali. No, perché è chiaro che quando vai a toccare gli interessi commerciali ti trovi davanti dei muri, ti trovi davanti delle minacce, a volte possono anche sconfinare, attenzione, perché mettiamo a rischio i posti di lavoro. Pensate alla plastic tax, no? Che doveva essere realizzata e attuata prima che ci fosse. 3 anni prima addirittura l'Italia si era impegnata a mettere la tassa sulle plastiche, poi l'hanno rinviata, complice il Covid, ma proprio all'italiana si voleva fare meglio dell'Europa, poi per fortuna è arrivata l'Europa che ha detto questi 20 prodotti chiuso, non si fanno più, salvo esaurimento scorte, che stranamente continua all'infinito, sembra che ci siano scorte che c'erano lì da secoli, no? Ma insomma ora queste purtroppo sono furbizie che prima o poi comunque finiranno. E dopodiché, no, ci sono state levate di scudi, per cui questa plastic tax sembrava che mandasse a casa migliaia di lavoratori. È chiaro che però il problema si pone nel senso che c'è quella famosa transizione per cui le aziende non possono essere lasciate sotto e sole nella transizione, ci deve essere il potere pubblico che svolge un'opera di facilitazione, in che modo? Soprattutto stanziando fondi per la riconversione e soprattutto anche favorendo il personale a riconvertire la loro professionalità e quindi in termini di aggiornamento professionale, non è solo un problema di soldi ma anche di aggiornamenti professionali. Se tutto questo ci fosse probabilmente avremmo delle buone notizie, ma per arrivare e rispondere e chiudere alla domanda in questione. Ora, io Gian non mi ricordo nemmeno come si chiama il consorzio neocostituito delle plastiche biodegradabili, delle bioplastiche, ha un nome adesso non me lo ricordo, però è stato costituito ufficialmente, cioè l'equivalente di Comieco, l'equivalente di Corepla, che ha il compito di ritirare gli imballaggi che sono costituiti da plastiche biodegradabili. Ovviamente e tu segnali che il PLA, l'acido polilattico, no? Che è la sigla è in inglese, insomma, PLA, ma significa acido polilattico, e viene classificato sotto ADARS, che sono le plastiche numero 7. Questo crea confusione, perché quando un cittadino comune che non ha studiato nel dipartimento di merceologia si trova la plastica numero 7, la va a mettere nella differenziata, ma dove si recupera la plastica di origine petrolifera. Ora, probabilmente è intervenuto con la costituzione del nuovo consorzio di filiera che ritira la plastica, gli imballaggi in plastica biodegradabile, probabilmente anche le modalità di BioRepac, bravissima, Yolanda mi ha trovato il nome del neocostituito consorzio. A questo punto occorrerà chiarire che quella non è classificabile nella famiglia numerosissima, perché le ADARS o plastica o plastiche numero 7 coinvolgono vari tipi dal poliammide, che è il vecchio nylon, ad altri tipi di plastiche, quindi è una famiglia molto vasta. È chiaro che l'indicazione negativa è che io sono spinto, come numero 7, a metterla insieme alla differenziata delle plastiche, ma questa non è una plastica, è una plastica diversa, è una bioplastica che deve seguire quindi il flusso dell'organico e deve andare nel bidoncino marrone o di altro colore, perché in Italia non si sa come mai è il paese di Arlecchino, in Valle d'Aosta il bidoncino dell'organico magari è verde, in Toscana è marrone, nel Lazio è rosso, si potrebbe fare dalle Alpi fino alla Puglia, l'organico si mette tutto nel colore marrone, per cui è scritto organico, va a finire nel marrone, questo è cartaceo, è bianco, lo metti nel bianco senza che le persone siano costrette ad avere gli studi in merceologia. Ecco, ora
Ti ringrazio, ringrazio della domanda, monitoreremo perché comunque confido che il buon senso nel momento in cui si è costituito questo nuovo consorzio di filiera si sia fatto carico anche di dare la corretta informazione. Ora non mi ricordo, mi sembra che c'era un'altra domanda. Sì, ce n'erano due. Molte confezioni di imballaggio poliaccoppiato riportano la tigla plastica. Ad oggi è corretto smaltire il poliaccoppiato nella plastica? Allora, riciclabile oppure è destinato a finire negli incenerimenti? Ecco la seconda. Questo va a finire correttamente nella raccolta differenziata del multimateriale leggero cosiddetto, no? Che diciamo congiunge sia le lattine ferrose con quelle non ferrose e le plastiche di vario tipo, plastiche di pregio, ricordiamoci le plastiche di pregio sono quelle in genere, il PET è la più pregiata, e poi però ci sono le varie famiglie di polietilene, l'HDPE High Density e invece Low Density, bassa densità, che è comunque come comune denominatore di derivare dal polietilene, che sono comunque plastiche di pregio, che vengono e si investono soldi nei lettori ottici, vengono differenziati per via tecnologica e ne vale la pena, anche se i lettori ottici magari vengono pagati circa 2 milioni di euro per ogni set, quindi gli investimenti vengono relativamente in modo facile poi ripagati. Il problema sono le plastiche di minor pregio, i poliaccoppiati e il polistirene e il polisterolo, ancorché teoricamente riciclabili, rientrano in quel 50% fino al quale ci si può spingere per indirizzare la raccolta differenziata delle plastiche. Cioè la metà delle plastiche può essere indirizzata al recupero di energia, leggi incenerimento per recupero di energia, anziché al recupero di materia. Quei poliaccoppiati lì, pensiamo alle patatine, agli imballaggi delle patatine, quelli vanno in 95% al recupero di energia, cioè come dice la domanda, vanno a incenerimento. Però possono, per la normativa europea e italiana, andarci, anche se noi dal nostro punto di vista di zero waste ovviamente siamo contrari, ma la normativa fino a questo momento è questa. Confidiamo che tutta la campagna che viene ormai svolta anche a livello istituzionale dalla stessa Unione Europea come entità governativa o come insieme di entità governative raggiunga l'obiettivo di scoraggiare sempre più il ricorso a imballaggi che siano imballaggi non monomateriali. Ecco, se dobbiamo ricorrere alla plastica, perlomeno che sia un monomateriale e, se possibile, oggi siccome ci sono alternative mature anche dal punto di vista industriale, ricorrere a delle alternative innalzando il cosiddetto CAC, il contributo ambientale, applicando quell'approccio che l'Europa sta applicando ormai positivamente, uno dei motivi per cui io sono favorevole all'Unione Europea. Se eravamo fuori dall'Europa dal punto di vista ambientale, l'Italia era finita con l'Arabia Saudita. Per fortuna siamo in Europa e in questo l'Italia ci ha solo guadagnato. Quindi probabilmente più inquini paghi, utilizzando la leva fiscale, ok, io te lo permetto, ma di fatto ti metto fuori mercato. Ecco, quindi questo approccio è positivo e confido che nel tempo questi poliaccoppiati si ridurranno costantemente. L'altra domanda era: l'Accademia Mediterranea organizza dei corsi di formazione o dei corsi di laurea online? Se sì, quali? È in presenza? Grazie, perché tra l'altro colgo l'occasione, Caroline, di farti in diretta una domanda, una richiesta. Noi abbiamo promosso come Zero Waste Italy questa accademia, anche perché abbiamo delle collaborazioni con molti dipartimenti universitari, per esempio con il Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Pisa, con il Dipartimento di Disegno Industriale dell'Università di Firenze e
abbiamo molti docenti universitari che spesso ci chiamano per tenere lezioni interne anche alle università, abbiamo dato vita a questo progetto che si chiama Accademia Rifiuti Zero Mediterraneo, che è un a cui attribuiamo un compito sia strategico, che è quello di fare da ponte. Infatti il logo che è originale, gli abbiamo pagato spesso un budget perché una progettista ce lo coniasse, ovviamente indicando i significati più importanti che l'Accademia doveva rivestire, e vuole fare da ponte tra la sponda sud del Mar Mediterraneo e la sponda nord dell'Africa, ma anche tra est e ovest, il Medio Oriente e la Spagna e il Portogallo, che è pure un paese atlantico ma di cultura mediterranea. Questa è la grande ambizione, anche se noi abbiamo contatti come Zero Waste con attivisti della Tunisia, con attivisti del Libano, oltre che con Cipro, con Malta e così via, oltre che con la Francia, con la Spagna, col Portogallo, che presto saranno a visitare all'inizio di marzo il mio centro di ricerca di Rifiuti Zero di Capannori. Ecco, però d'altro punto di vista lo scopo è quasi, io sono un amante, insomma, mi piace lo studio dell'epistemologia, è epistemologico. Qual è lo scopo principale dell'Accademia? Connettere i saperi formali delle università, dei dipartimenti, delle accademie, dei centri di ricerca come il CNR, oppure con l'Istituto Superiore di Sanità, no? Con la questione del Covid, il rapporto tra mortalità da Covid e anche inquinamenti e così via, e i saperi diffusi, la scienza dei cittadini. Voi sapete che è l'Unione Europea che ha coniato il paradigma della scienza dei cittadini. Ecco, noi come Rifiuti Zero siamo un esempio concreto di scienza dal basso. Ovviamente scienza dal basso non vuol dire che noi disprezziamo i politecnici, disprezziamo i dipartimenti, disprezziamo le accademie e, come lo chiamano alcuni nostri amici professori, i saperi certificati. Però spesso i politecnici e i dipartimenti si chiudono in una torre d'avorio che spesso si espone anche per carenza di fondi a finanziamenti non sempre cristallini, perché è l'industria farmaceutica che va a bussare con assegni sempre più importanti ai dipartimenti, orientandone la ricerca, orientandone l'impegno. Ecco, vogliamo creare un controbilanciamento che viene dal basso. Rifiuti Zero è nato dal basso, ma non è solo un movimento civico, è un movimento anche che ha saputo promuovere progetti industriali ricchi di dettagli basati su certezze numeriche e scientifiche. Certezze lo metto tra virgolette perché non esistono in assoluto. Ecco, dalla seconda metà di agosto, presto vareremo, lo abbiamo già pronto, ma lo dobbiamo, è stato costituito un vastissimo comitato promotore che raccoglie dagli attivisti a professori universitari, vareremo dei corsi. Vorremmo rilasciare un credito ai corsisti. Ecco perché, noi come Zero Waste Italy, ma non solo per questo, non è solo per motivi strumentali, però io non sono ipocrita, anche per motivi strumentali, ma è soprattutto per la collaborazione, è per la collaborazione che ha dato vita, per esempio, a questo corso di formazione, che mi piacerebbe che Europol fosse parte integrante dell'Accademia, collaborasse. Questo ci permetterebbe anche di riconoscere i crediti, altrimenti dovremmo fare da soli e questo ci creerebbe sia delle difficoltà, ma sarebbe anche un peccato, perché oggi è il momento delle sinergie, del lavoro in squadra, del lavoro insieme, e ci piacerebbe, appunto, è per questo che io colgo l'occasione, per, rispondendo alla domanda, anche di girare questa mia richiesta a Europol, in particolare a Caroline, che è stata così gentile tutte le volte a coordinarci. Ora rilasceremo dei crediti, naturalmente non possiamo andare oltre, però credo
stiamo discutendo, questi corsi saranno open source ma non potranno essere completamente gratuiti. Open source non vuol dire che non abbiamo spese correnti, rimborsi dei docenti, quindi vi daremo dettagli. Quello che noi piccolini, dal punto soprattutto del budget economico, abbiamo messo a disposizione è un ragazzo, uno stagista che è venuto da noi ma che dispone anche di un piccolo budget, lo possiamo anche dire, anche se non è un dipendente perché noi non abbiamo la struttura per avere dei dipendenti, però garantiamo un budget da segreteria per far da segreteria quando partiranno le iscrizioni, renderemo attraverso tutti i canali nota, diciamo, diremo che sono aperte le iscrizioni, chi vorrà si iscriverà e sceglierà i vari corsi a cui iscriversi. Ne abbiamo previsti diversi, voglio lasciarvi una sorpresa, colgo anche l'occasione per dirvi che domani, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ci sarà proprio un intervento di Patrizia Losciuto, che ha tenuto anche insieme a noi, a me, a Yolanda, a Laura e Alessandro Onorato, ha dato un contributo importante a queste nostre lezioni. Lei presenterà il programma dell'Accademia, per cui la mia risposta un pochino evasiva è anche un trucco per attirarvi domani a seguire la nostra diretta, che si svolgerà dalle 16.30 alle 22.30. Se volete connettervi, andate sui nostri social, troverete tutte le modalità, sarete benvenuti. Molto interessante. Possiamo assolutamente tenerci in contatto e vedere in che modo si può continuare una collaborazione. In ogni caso, ricordo che questi incontri rilasciano un certificato a quelli che hanno partecipato al 75% degli incontri, quindi nel frattempo qualcosa viene rilasciato, ecco. Vedo che in chat ci sono i link e altri ringraziamenti. Se qualcun altro ha delle domande, delle osservazioni, neanche una domanda, evidentemente siete stati troppo chiari. Giancarlo, grazie. Allora, io sono il tappabuchi, non, il silenzio, io lo vivo sempre positivamente, sarà perché ormai sono 41 anni, 42 che insegno, quindi quando c'è silenzio in classe
appunto è una risorsa non molto frequente, almeno per quanto mi riguarda, perché io non è che voglio imporre il silenzio deve essere un'acquisizione condivisa. Vuol dire che, insomma, si sta riflettendo, vuol dire che stiamo metabolizzando, quindi non necessariamente bisogna interromperlo. Ecco, lo interrompo io perché magari potrebbe esserci un'ultima sollecitazione, considerate che questo è l'ultimo incontro con questo progetto, diciamo, di disseminazione, di formazione o di aggiornamento, come vogliamo chiamarlo, insomma, anche se poi ognuno di noi si porta dietro delle conoscenze, ma inevitabilmente anche dei limiti. Ecco, noi abbiamo cercato di darvi degli stimoli, tanti link. Di portarvi delle esperienze, di portarvi anche domani che cosa potremmo fare. Ecco, per esempio, come prima diceva Yolanda, la mia collega, noi abbiamo usato molto quel video del National Geographic, che tra l'altro è un'istituzione scientifica di divulgazione molto, molto prestigiosa, quindi voglio dire, ogni affermazione viene motivata e viene fatta risalire a delle fonti ben precise, perché noi non ci permetteremo mai, sì, la passione va benissimo, ma la passione deve sempre rispondere a criteri di rigore cognitivo e scientifico. Ecco, noi magari non siamo per la scienza top-down, per le istituzioni formative chiuse, però non siamo nemmeno, se posso essere estremamente sintetico, terrapiattisti. Noi cerchiamo, io parlo di un nuovo illuminismo, la scienza dei cittadini è la scienza dal basso, è la scienza bottom up, ma deve seguire i criteri che sono stati indicati, io uso espressioni molto ambiziose, insomma, traducetemi pure, ma indicati dall'illuminismo, cioè quindi devono essere a portata della ragione. E non possono essere, diciamo così, contrapposte ad un confronto, diciamo, con il movimento vasto, della storia, dell'evoluzione scientifica. Poi è chiaro che anche abbiamo visto che l'epistemologia, il metodo scientifico, ormai è acclarato che non è codificato in formulette, e a volte le invenzioni sono avvenute addirittura in sogno. Pensiamo all'invenzione della benzina, chi l'ha inventata ha avuto un sogno, ecco, un incubo, io direi. Ora, poi magari forse ha avuto anche una sua valenza progressiva l'invenzione di questo carburante, ma per dirvi, poi tante invenzioni sono avvenute per caso. Ormai l'epistemologia ha spazzato via l'approccio neopositivista, per cui c'è un metodo scientifico che desertifica dagli altri. Ma detto questo non vuol dire che ogni affermazione ha la stessa dignità. Ci sono affermazioni che sono costruzione di percorsi rigorosi e affermazioni che sono giusto dettate da improvvisazione o da malcelati interessi oppure da inclinazioni del momento, eccetera, eccetera. Ecco, quindi noi bisogna evitare l'esoterismo, quindi una conoscenza meramente tecnocratica, che è legata ai pochi o a oligarchie che in genere sono quelle che manifestano interessi e in genere interessi economici, ma nello stesso tempo non siamo nemmeno esoterici, che inseguiamo le mode del momento, New Age, perché sono tutti vegani, che naturalmente i vegani hanno la mia grandissima simpatia, però non perché è di moda. Oppure vegetariani, non perché è di moda, ma perché, per esempio, ridurre il consumo della carne, come diceva Yolanda, permette di ridurre l'impronta idrica, di ridurre l'impronta, la footprint, la carbon footprint, cioè l'impronta dell'anidride carbonica. Quindi, ecco, quindi andare oltre, insomma, andare fuori dalle mode del momento e confrontarsi in modo tale che quello che viene prodotto, poco che sia, è a disposizione davvero di tutti, senza rivendicare brevetti, senza rivendicare open source.
open source, cioè a disposizione di tutti. Poi l'open source, ripeto, non è necessariamente totalmente gratuito, perché anche in momenti come questi ci sono delle spese, tra virgolette, però è chiaro che poi il dare e ricevere è fortemente a vantaggio del ricevere. Io non do per ricevere, io do, e quindi chi riceve sono contento che lo faccia spendendo tendenzialmente zero. Ecco, però c'è quel tendenzialmente che potrebbe voler dire che uno per iscriversi a un corso deve magari pagare, che so, 50 euro, 70 euro, 80 euro, ma non costi come succede di sentire per corsi più o meno, proprio che sono di moda, anche migliaia di euro, perché magari sono figli, perché magari in quel momento appunto l'imbuto della tendenza. Ecco, nel nostro piccolo cerchiamo di seguire canali che sono canali di crescita comune, di apprendimenti dal basso. E ripeto, in questo io sono orgoglioso e sono un po' anche, diciamo, mi ripeto, ma è una ridondanza che vorrei che arrivasse a buon fine. Rifiuti Zero è un percorso di apprendimento che è a disposizione di tutti, che si è dimostrato vincente anche dal punto della sua applicabilità e della sua funzionalità, perché se oggi ci sono centinaia di comuni che rappresentano milioni di italiani che hanno raggiunto attraverso le buone pratiche di gestione degli scarti ottimi risultati, in buona parte è merito nostro. Ecco, io in questo perdo il mio atteggiamento, nel quale ritengo che l'umiltà sia una virtù, divento un pochino, mi spingo fino ai confini della presunzione, perché spesso ci dicevano: voi siete dei cretini. Siamo stati offesi e sbeffeggiati quando ci opponevamo agli inceneritori, che sembravano la soluzione di ogni patologia, di ogni... Arrivava il Politecnico di turno. Ecco, noi abbiamo dimostrato, numeri alla mano, che ogni rischio è ogni rischio è inaccettabile se è evitabile. Se si può fare a meno di esporre i cittadini a dei rischi, e magari si producono anche posti di lavoro, e magari abbiamo anche vantaggi ecoenergetici, perché recuperiamo materia che è sempre meglio recuperare rispetto al pur importante e significativo recupero di energia, perché no? Perché dobbiamo spendere milioni di euro in macchine che vengono vendute secondo public relations, che ti dicono che sono perfette, ma non esiste il moto perpetuo, non è mai esistita la macchina perfetta? Perché dobbiamo cedere a quel tipo di narrazione che è legata al business as usual? Ecco, noi abbiamo inaugurato altri percorsi. Questi percorsi ormai sono ampiamente diffusi, si sono diffusi su base industriale. Io ci tengo a dire, ma non perché sono bravo, ma perché avviene, sono stato invitato come ospite d'onore in Brasile dall'ambasciata italiana, che attraverso di noi, eravamo io e l'amico Alessio Ciacci, che è presidente di Ascit di Capannori, come persone che promuovevano, e non c'eravamo andati apposta e non l'abbiamo nemmeno fatto in quella veste, però promuovevano il modello italiano. Ecco, vuol dire che il nostro modello sta funzionando, e questo tipo di scienza era una scienza che all'inizio degli anni 2000 non era prevista. Noi abbiamo affermato quel tipo di percorso scientifico, un percorso che Kuhn avrebbe definito rivoluzionario, mentre si voleva perseverare su un percorso che Kuhn avrebbe definito come percorso normale, di scienza normale. Ecco, noi abbiamo promosso la scienza rivoluzionaria, una scienza del cambiamento, una scienza dal basso, una scienza democratica, nell'interesse delle comunità che hanno il potere di fare la differenza e la differenziata, come amo ripetere. Ecco, se fosse stato che noi fossimo stati sconfitti, questo patrimonio sarebbe andato perduto. Ecco, quindi siamo qui e mettiamo volentieri in circolo, naturalmente
Ci sono anche tanti difetti, ci sono anche tanti limiti, probabilmente stiamo facendo anche tanti errori, ma ecco, a volte è anche segno di vitalità, importante sapersi correggere. Io in questo modo vi saluto e direi vi salutiamo. Se poi Yolanda vuole aggiungere qualcosa, Laura vuole aggiungere qualcosa, poi ovviamente Caroline chiuderà. E se ci sono ancora invece delle domande o delle osservazioni, ben vengano, perché poi l'ora in realtà si è spinta già verso oltre forse le 19. Io volevo semplicemente ringraziare tutta l'organizzazione di Europol e approfitto per ricordare l'iniziativa che facciamo domani durante la Giornata Mondiale della Terra, che è la maratona che abbiamo organizzato con Zero Waste Italy e con il Centro di Ricerca di Chiti Zero e con l'Accademia di cui ha parlato prima Rossano e che sarà visibile dalle 4:30 alle 10:30 domani sulla pagina Facebook di Zero Waste Italy. E durante queste 6 ore di diretta avremo tanti ospiti, attivisti, professori, insomma uno spaccato di varie personalità, referenti di Zero Waste, e quindi rimarrà poi comunque visibile anche in un secondo momento perché rimarrà registrato sulla nostra pagina, e questo sarà il nostro contributo per un'occasione di celebrazione della nostra madre terra. Quindi grazie e a presto ritrovarci. Ringrazio tutti anch'io per la pazienza. E alla prossima, se c'è qualcosa da... siamo disponibili, se c'è qualcosa di cui c'è bisogno, non lo so, dei link o qualcosa, Caroline ci farà sapere. Grazie. Assolutamente, sulla pagina dedicata vengono sempre caricate le registrazioni e i PowerPoint presentati durante questi incontri. Qualcuno ha un'ultima domanda? No, direi, e quindi con le 7 direi che si potrebbe chiudere. Grazie mille per questi fantastici incontri, grazie a voi ovviamente che li avete presentati, ma anche quelli che li hanno seguiti.